È tornata a riunirsi dopo mesi anche il Consiglio Comunale di Mascali, terza seduta dall'elezione del sindaco Messina. Il servizio di Angela Di Francesca. Botta e risposta ieri sera a Mascali in Consiglio Comunale tra il sindaco Luigi Messina e il consigliere di opposizione Veronica Musumeci, che rimproverava il presidente del Consiglio di non avere convocato i consigli comunali nei mesi scorsi. Il sindaco Messina ha ribattuto evidenziando che la macchina amministrativa è comunque andata avanti, anche se la mancata convocazione del Consiglio è da addebitare anche alla nomina del segretario comunale, avvenuta solo a fine settembre. Quattro poi sono state le interrogazioni avanzate dal gruppo di opposizione Noi Insieme per Mascali, composta dai consiglieri Emanuele Nigri, Veronica Musumeci, Rosario Di Mauro e Orazio Mangano, quali la messa in sicurezza dei giochi di Piazza Dante, adiacente all'omonimo plesso, l'eliminazione del pericolo delle caditoie e delle botole su alcune importanti arterie del territorio, la visione della relazione di inizio mandato e le motivazioni della mancata pubblicazione all'albo pretorio. È passato intanto con il voto della maggioranza consiliare al punto relativo all'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche 2015-2017. Si sono astenuti i consiglieri di opposizione, mentre il consigliere Carmelo Cartabiano ha fatto rilevare ai presenti l'inutilità dell'approvazione del piano triennale in considerazione del fatto che non è stato ancora approvato il bilancio cosiddetto armonizzato. Il Consiglio Comunale di Mascali si riunirà nella prossima decade di novembre per trattare gli altri punti all'ordine del giorno non esitati ieri, quali l'approvazione del regolamento, concessione, patrocini e contributi, e la proposta avanzata dal vicepresidente del Consiglio, Alberto Cardillo, di intitolare la sala consiliare del Comune di Mascali ai giudici Falcone e Borsellino.